Einaudi rinviò due leggi approvate dal Parlamento perché comportavano aumenti di spesa senza copertura finanziaria, violando l'articolo 81 della Costituzione. Una presidenza tutt'altro che notarile, come dimostrò anche la vicenda del diritto di nomina dei 5 giudici costituzionali, di spettanza del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 135 della Costituzione. La questione portò, nel 1951, in occasione della legge che integra quelle della Costituzione, approvata poi nel 1953, a un aperto contrasto con il Governo e si concluse, secondo i suoi desideri e le sue decisioni, con una piena conferma dei poteri del Presidente, così come stabiliti dalle norme della Costituzione. Cercando sempre leale sintonia con il Governo e con il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario.